Periodo nero per il commercio nel centro storico di Teramo. Le grandi griff chiudono i loro negozi prestigiosi e il corso cittadino diventa più buio. Ma se da una parte i famosi franchising decidono di fuggire da questa città sonnacchiosa e impoverita, dall'altra tanti giovani operatori del settore hanno deciso di investire e di ricominciare proprio a Teramo, dove sono nati e cresciuti. Una situazione secondo lei preoccupante? Dunque, non è la migliore delle situazioni sicuramente, in questo momento Teramo sta soffrendo, soffre abbastanza, il centro storico in particolare, alcune aziende grandi, cioè diciamo nomi, marchi non teramani, come abbiamo visto hanno chiuso, a fronte però di tanti teramani che continuano a investire in città, quindi è secondo me proprio su quelli che bisogna credere. Lei è giovanissimo e ha deciso di investire su questa città, ha qualche dubbio? Ma dubbi no, abbiamo sempre fatto questo, è per quello che dico, ci stanno tanti teramani che ancora credono nel fare impresa a Teramo, nel fare commercio, diciamo nel creare una piccola economia, anche perché dietro queste persone sono tanti lavoratori che operano nel settore, che tutte le mattine vanno a lavorare e che sono tanti posti di lavoro. Veramente. Come lo vede il futuro? Ma il futuro non ho un'opinione ben precisa, sicuramente una cosa importante è che Teramo, il centro storico soprattutto di Teramo, torni ad essere un'opportunità per le aziende, per i giovani che vengono a lavorare a Teramo, che magari non se ne vadano da Teramo, che continuino a credere in una città che in questo momento sta soffrendo, ripeto. L'attaccamento alla propria terra da parte degli imprenditori più giovani sarà sicuramente la spinta propulsiva alla ripresa economica di Teramo e per alcuni marchi importanti che chiudono, altri ne aprono. Sono in arrivo per esempio una nuova griff per giovani su Corso San Giorgio e una pasticceria con tavolini e dehors in via Savini, tutti rigorosamente teramani.